Allora, Lucianina. No, comunque, io volevo ringraziare subito stasera la scenografia che non ha previsto gradini, pedane, certo, scivoli. Sì. Perché questo è importante, perché certo, noi ad una certa abbiamo questo problema qua. Sei caduta da ferma, tu. Ma ho capito, ma non hai visto che cosa è successo alla povera Giorgi? Cosa è successo? Non Giorgi, Giacola, sono una donna, sono una madre. Ah, Giorgi, senza la A. Sì. La Giorgi, l'Eleonora Giorgi, è andata ospite da Liorni. Sì. Ok? Quindi ha fatto il suo ingresso trionfale, sì, non ha visto una pedana... Ed è, si è piantata a terra, niente con di male, un nocciolo di avocado nel vaso. Non si è fatta male. È planata, vediamo il video. A proposito Eleonora di cadute, Giorgi! Corri dietro il vento, sembri una farfalla. E con quanto sentimento, cari! Eleonora Giorgi è caduta in diretta. Aspetta, ragazzi, mamma, tutto bene. E non mi sono fatta niente. Okay. Fatto niente. No, aspetta. Siamo qua. Eleonora Giorgi! No, ma io fossi caduta così, mi sarei sbriciolata. È vero, confermo. Sbriciolata, confermo. Io sono fatta di pasta di mandorle. Confermo. Sono come il cretto di Burri, mi crepo. Sai il cretto che mettiamo sempre noi? Cioè, tutto Burri, eh. Eccolo qua, questa è Luciana. Questa... Io e Ornella siamo così, praticamente. Io fossi caduta come un sacco di miglio, a quest'ora sarei ancora in casa per mesi senza condizionale. Certo, lo capisco. E invece lei niente, è caduta. Niente, si è rialzata su, ma come un parà della folgore. Se non ci fosse stato Liorni lì che pressava, avrebbe fatto anche le flessioni. Tirata su come il prezzo del gas, frat, così, e niente, non si è neanche sporcati i pantaloni bianchi. Ma incredibile. Incredibile. E non è la prima volta, perché passi una volta, ma da Liorni... Era già anche caduta Sandra Milo. No. Sempre da Liorni. Mamma mia. Da Italia sì, Italia si cade. Lei che era arrivata, aveva fatto questa bella intervista e poi aveva terminato l'intervista dicendo sfidate la vita. E poi ha sfidato la forza di gravità e è caduta a pelle d'orso. Presente quando apri la porta dello sgabuzzino che vai a... No, le cadute, quelle andate a buon fine, devo dire che non ci sono. Sì, ma infatti fa ridere. Fanno ridere, devo dire la verità. Vediamo anche la Sandra Milo. Benvenuta ancora Sandra Milo. Grazie. Da voi tra poco, prego. Oddio. No. Oddio. Dai, aiuto, aspetta. No, ma non piano, è successo piano, niente. Piano. Ecco. Aia. C'erano tutto bene, due, no? Scalini, sì. Sì. Io ne avevo calcolato uno solo. Come va? Bene. È fatto come male? Cenerentola. Bene. Meraviglioso. Esiste il triangolo delle Bermude dove cadono gli aerei, c'è il triangolo di Liorni, che non è possibile. E la pedana maledetta schianta dive, perché adesso c'è questo problema qua tra gli scenografi, che sono bravissimi, fanno delle scenografie meravigliose e poi le riempiono di gradini, gradinetti, no, pedane, tutto... scivolini, scivoloni, che poi vai a fare una brutta fine, perché c'hai anche le luci in fa. Conto, perché sì. Sai, un conto è la scalinata di Sanremo, che lì si sdanno, lì si sa, lo sai, la devi fare a chiappe strette, pensando di arrivare in fretta alla fine, ti eserciti a casa nella scala Pioli con i tacchi su e giù. Ma se quella è unica. Se metti un rialzino lì, lì. E poi voi presentatori fate il bacio a mano, poi invece di tenerci ci lasciate andare al nostro destino. Vabbè. Va bene. Va bene, va bene. Oh. Va bene quel che finisce bene. Bene. Cos'è? Guarda, c'è ancora la gomma della scorsa settimana. Sì, che stranezza, vero? Ridi. Cosa ridi? Il naso tu? Lungo. Cosa, stasera... ti sta venendo il naso grosso. Ma l'ho sempre avuto. Quindi... Ma è invecchiando. No, non è vero. Sai com'è che il naso si allunga, le orecchie si allungano. Luciana. Purtroppo. Stasera... È la natura. Stasera... È farda. Stasera c'è il mio bambino in prima fila, quindi comportati bene, non dire cose brutte, non dire cose brutte. No, lo so, perché ti difende a spada tratta. Ah, meno male. Comunque, no, tra l'altro, secondo me anche a fare tutti questi tamponi che ci fanno, perché noi continuiamo a fare i tamponi. Sì. Tra l'altro salutiamo Mirella, la nostra infermiera, che ci scovola tutte le volte così. Da due anni ormai. Da due anni, tutte le domeniche. Come, sai, con lo scovolino delle damigiane? Sì. Siamo rimasti noi con la mascherina e quelli della Conad, hai visto nella pubblicità, sono gli unici che hanno ancora la mascherina, guarda,
Fanno troppo ridere tutte le cose. Scusi, dove trovo bassi e fissi? Venga, l'accompagno. Centinaia di prodotti indispensabili di una qualità che non teme confronti. Tutti con la che mascherina vi offriamo sempre sono a prezzi bassi secondo e fissi. Ma secondo me perché vogliono fare bella figura, perché no, va ma, lì. Però non è vero. Io per esempio nei luoghi affollati continuo io a portarla. Anche al supermercato, anche al supermercato la scusa, perché no? A meno che non sia una modificazione genetica che. No, però se uno va in stazione, aeroporto, e certo, mezzi pubblici, perché no? Ma anche perché abbiamo capito che questo Covid non va via, no, ma poi torna ad ondata. Che ondata è? Non l'ondata non l'ho più contata, però è comunque una misura igienica preventiva anche per il raffreddore. Certo, ma non sei mica Burioni, cosa fai sta pippone qua? No, ti stavo dando ragione, una volta nella vita ti stavo dando ragione. No, ma certo, vedi, certo. Già mi devo pentire, ho sbagliato. No, ma chi poi adesso, tu non lo sai perché non l'ha detto Burioni, lo devo dire io. Sì. Che sono arrivate tre varianti nuove. No, l'ha detto, che sono uguali alle la altre. La Centaurus, la Cerberus e la Gryphon. Vabbè, ma se lo fai così... Ma si può? Ma, no. Ma possono dare dei nomi così alle varianti? Ma se tu ti chiami, non so, Cerberus, è chiaro che poi diventi bastardo. Ma se gli dessero dei nomi un po' più facili, tipo Papamollus, Pirlus, la variante Balengus, così questi però abbassano le piume e dicono no, io sono un Papamollus. Allora... Invece se gli danno i nomi degli eroi della Marvel, la prossima, chiamiamolo Godzilla, la variante Godzilla, la variante Kiko de Puta. No! Almeno... Dai! Comunque adesso, colpo di scena, hanno inventato una nuova app che ti aiuta a scoprire se hai il Covid. Cioè, è una cosa che... Sì, cioè, un'app che scarichi sul cellulare. Io poi pensavo che dovessi metterti il cellulare... Appunto! No, io a mio non entro. E il tuo problema... Vabbè, vai avanti, mamma mia! No, invece, praticamente, tu scarichi questa cosa sul cellulare, tossisci... Ma mentre telefoni a qualcuno o no? Eh? No, dico, devi tossire mentre telefoni a qualcuno. Ma no, mentre... Allora, ma perché ti rispondo? Non lo idiota. So. No, idiota. Allora. Sei caduta? Cioè, tu... Ma cosa c'entra che sono caduta adesso? Nella trappola. Ah. No. No, stavolta vieni, uso ti sta bene? No, questo non puoi. Allora toglilo con questo. Allora, praticamente succede questo. Tu scarichi l'app sul cellulare. Poi... tossisci sopra, sì. Aspetti 2 minuti e sì. Dopo 2 minuti ti dà il responso che è valido all'89%. Questo è quello vabbè, che ho. Non è poco. Eh sì, che poi praticamente è quello che fa il medico. Ti fa tossire, dica 33 e lì tossisci sul telefono e quello ti dice se c'hai il Covid, se hai fumato troppe sigarette, se ti è andata per traverso certo. La mucca. Per dire, no? Allora, ed è molto comodo perché tu alla sera magari arrivi a casa che hai il cellulare glassato praticamente, a forza di tossire, però sai che senza fare il tampone, dici ho il Covid, hai fatto il tampone? No, ho tossito sul Samsung e mi ha detto così. Poi nessuno te lo ruba più poi il telefono così perché è foderato di saliva, capisci? Potremmo fare, cioè, guarda, sarebbe un'idea anche per altre patologie, magari intestinali, che tu... Luciana, ascolta, però... Buon intenditor, poche parole. Poche parole. Beh. Vedi come ride? Certo. Michele ride. Perché... No, ma io sono contenta di queste invenzioni, sì. Perché vengono da menti giovani, fresche, come l'invenzione di questo Jérémy. Non so se hai sentito, Jérémy di Calais. Chi è tesoro mio, Jérémy? Ecco, guarda, fai il furbone che adesso ti arriva alla legnata. Allora, Jérémy Lucianina. È un ragazzo Lucianina. Di 30 anni Lucianina. Di Calais, francese, che ha inventato una cosa che risolve un problema sia di uomini che di donne e che avrà un impatto commerciale molto forte. Abbiamo visto che Ferrero è diventato praticamente più ricco di Zuckerberg. Vedrai che prima o poi anche Jérémy diventerà ancora più ricco, cioè più ricco di Ferrero. Allora ti spiego. È un'invenzione che risolve un problema, una fobia che abbiamo in tanti, che è la poop shaming. Shaming, vergogna, poop. Dillo tu, Michele. No, non lo sa Michele, che cos'è? Cacca. Luciana, no, e questa invenzione sta spopolando. Ma non hai 4 anni? No, ma infatti guarda che questo qua ne ha 30 che ha inventato. Allora, praticamente la vergogna, perché a chi non è capitato magari di essere a casa di amici, la casa piccola, i muri sottili, Luciana. Tu vai in bagno e, ma a te no, allora dimmi che non gli è mai capitato, Michele? Lo vuoi lasciare in pace? Lascialo stare.
Ma scusami, è capitato a tutti che hai una riunione magari importante, ti scappa, c'è il bagno vicino, è lì nella riunione c'è Fuerte. Ma siamo in televisione. In televisione. Perché, e cosa vuol dire? E non si fanno questi discorsi. Ma non stiamo mica parlando di cose innaturali. È come Michele Serra. Ma non bisogna parlare di tutto per forza. Allora facciamo un altro esempio. Sei no, ad una vai ad una cena, no? Facciamo un altro esempio. Una cena. Ecco, a un certo punto si prospetta l'idea che lei o lui ti dica sali su da me. Vabbè, adesso. E allora lì si pone il dubbio atroce. Cosa faccio? Salgo su, congiungo il mio corpo al mio e soddisfo la pace dei sensi, il suo corpo con il mio corpo col suo, oppure soddisfo la pace del mio intestino, perché sai, a volte capita, vai a cena fuori, un bicchiere di troppo, il primo appuntamento, i tortellini con la panna, il sorbetto al mango gelato, facciamo una passeggiata. Ma cosa hai mangiato? Che cena è? Ma che capodanno? Un botto aperto, filino di filura così, e lì è subito, capisci, fusione a freddo. Benissimo, grazie Luciano. Bomba sporca. Allora, e poi anche salire a casa del fidanzato o del... insomma, è per prima cosa, secondo invece me... di dire che bella casa, dire scusa, dov'è il bagno? Sì, è brutto. È brutto. Sì. Quindi il problema è proprio quello lì, capisci? È un problema enorme, È un problema enorme, ma anche della pipì, che lì però in qualche modo si gestisce con posizioni particolari, no? Però invece il resto è molto più... è proprio il suono. Va bene, però abbiamo... io direi, abbiamo esaudito. Allora no. Allora lui ha trovato la soluzione. No. Si è inventato una polverina che si scioglie nell'acqua del water, fa una schiumona tipo airbag che attutisce la caduta del PIL, cioè del prodotto interno lordo. Sì, cioè praticamente fa l'effetto dei pompieri col telone, no? Sì. Che uno cade e attutisce la caduta. Vediamo, non vediamo, Luciana. Un esempio con una brocca d'acqua, vediamo il video. Luciana, guarda, io non so cosa... Io spero che tu abbia avuto un po' di... La mussa pluff, tu vedi, la metti, ecco, fa schiuma, sì. Schiuma, poi a questo punto sì, ma metti dobbiamo... un pezzo di banana, ecco. Fa così e vedi, attutisce e non si sente il rumore, capito? Sei rimasto folgorato dalla banana. No, io sono rimasto folgorato da te, sono rimasto folgorato. E anche ecosostenibile. Pensa che lui ha detto che gli è successa questa cosa. Durante il lockdown era a casa con la fidanzata, si vergognava, allora si è pensato, gli è venuta in mente sta roba qua. Ma non è geniale? Ma geniale, sì, geniale. Vincerà il Nobel per la fidanzata. Va bene, allora, ha finito le invenzioni. Vogliamo parlare un po' di politica o era meglio parlare di pop shaming? Era meglio parlare di invenzioni. Sì. Allora, Halloween ci ha portato dei nuovi viceministri e dei nuovi sottosegretari. Cominciamo dal primo, il viceministro delle infrastrutture, il vice di Salvini, che si chiama avvocato Galeazzo Bignami. Vediamo la foto, eccolo qua. Vice alle infrastrutture, polemica per una foto. Tra l'altro Galeazzo Bignami, che è il nome di un riassunto delle superiori. Sì. E Galeazzo, un nome che ricorda un po' il ventennio. E anche, insomma, evoca rime che eviterei. Sì, evitiamo. Praticamente... si circola questa foto, che lui è però da ragazzo, no? È da ragazzo, sì, lui dice... è stata una gogliardata. È una gogliardata, certamente, però è da ragazzo, vuol dire che... Tu perché da ragazzo ti sei mai vestito? No. Però eravamo ragazzi di altri tempi. Io mi sono vestita da banana, Chiquita. Sì, quello ci credo. Poi mi sono vestita da ragno violino. Sì, noi da Zorro, sai. Ah, ma che tu sei cose banale. Banali, banalissime. Però forse è andato alla stessa festa del Principe Harry, te lo ricordi? Io? Lui. Vediamo il Principe Harry, ve lo ricordate? Che aveva fatto questa festa, si era sputanato anche lui tantissimo. Sì, non sono cose geniali. No, era un addio al celibato. E di buon gusto. Non sapevo che gli addio ai celibati uno si vestisse da nazista, No. Poteva vestirsi invece da essere. È incredibile come possa venire ancora in mente, incredibile. Sì. Vabbè. Ma funziona così il governo del merito? Ma chiede me? No, è una domanda che fa. È una domanda. Comunque, un altro personaggio notevolissimo è Alcide, non De Gasperi, Alcide Mosso, praticamente consigliere comunale a Ferrara della Lega Nord,
che guardiamolo qua, l'abbiamo visto sfilare il leghista che chiede di censire gli aborti alla marcia delle camicie nere. Ero lì per caso, praticamente era Predappio che faceva la marcia delle camicie nere, ma era lì per caso, cioè immaginati, è finito così per caso. No, fa molto ridere perché uno dice vabbè, se è finito per caso giri i tacchi, vai via. No, invece lui ha continuato a sfilare, perché può capitare, eh? Può capitare, cioè, sì. Tutti possiamo finire a Predappio, no, nella vita, cioè, sì, io sì. Anche quando vengo qua, cioè parto da Torino, vado un attimo a Predappio, poi arrivo a Milano. No, ma è come se io dicessi, sono in Transilvania, finisco magari in mezzo ai vampiri con i denti, i canini ci lunghi, sono i vampiri. Vabbè, canini lunghi 20 metri, la provetta di sangue e dico, ma ho un dubbio di essere finita in un posto che non è mio. No. E anche vediamo Augusta Montaruli, nuovo sottosegretaria all'università, che anche lei, combinazione, è finita a Predappio. Sono tutti finiti a Predappio qua, e lei adesso un po' più distante, in secondo piano, magari era solo Forlì. Va bene, e questa settimana tra l'altro abbiamo scoperto una cosa importante che cosa? Non sapevamo, che il problema numero uno dell'Italia sono i rave. Io non lo sapevo, avevamo due problemoni grandi in Italia: i rave e il fatto che non potevamo avere 10.000 euro in contanti nel portafoglio. Sì. E adesso finalmente l'abbiamo risolto. Qui sei più serena adesso. Beh, sì, anche perché per i rave erano già illegali, adesso sono diventati illegalissimi. Ci sono processi sulle grandi stragi che non vanno avanti e non ci sono colpe, cioè, e ma noi andiamo, 6 anni, e vabbè, insomma, vediamo. Vediamo. Anche perché adesso la legge rimarrà così, Mattarella ha detto che la firma, poi la cambieranno. E infatti guarda come ha reagito la cravatta di Mattarella a questa idea, vediamo, guarda. Guarda in che stato, guarda come ce l'ha dritta Crosetto, guarda lui in che stato è persino lui che è stato. Tu dici che quella cravatta è un indice. E l'indice, quando è così a gincana, praticamente, sì, a serpe, vuol dire che sta vivendo un momento di grossa crisi. Grossa crisi. Va bene. Allora, però è giusto partire anche dalle piccole cose. Adesso il Piantedosi, il ministro dell'Interno, che tra l'altro ha un cognome che... Vabbè, ma che adesso il cognome, che c'entra? Vabbè, che è tutto pane per noi comici. Ho capito. Piantedosi. Vabbè, ho capito. Illegale. Così. Vabbè, ho capito. Dovrebbe essere, che ne so, una distruzione plantare. Vabbè. Ha detto che, vabbè, che c'è una differenza tra la sfilata, certo, di Predappio e Reve, perché quella di Predappio si fa da un sacco di anni. Sì. Quindi, per logica, possiamo di nuovo prevedere i sacrifici umani che facevano gli Etruschi e anche le lotte dei gladiatori al Colosseo, sì, a questo punto. Comunque, bene partire dalle piccole cose. Sì. E allora io qua ho messo tutta una serie di spunti, di nuove leggi e di nuovi decreti che chiedo a questo nuovo governo. Tu? Sì, lo chiedo io. Allora, sei pronto? Se tu ti senti in diritto di chiedere delle cose? Sì, sì. Per esempio, divieto di vestirsi da gerarca nazista, sì, e o soldato fascista, e o amazzone, sì, di Gheddafi, e o commercialista di Pinochet, alle feste di qualsivoglia ordine grado, sì, qualora si voglia intraprendere una carriera pubblica, ma anche una carriera in generale. Comma 2 alla legge, usare il termine gogliardata è un aggravante. Questo però si poteva fare con qualunque governo anche precedente. Assolutamente, ecco, sì, ma questo è per tutti i governi, sì, di, sì, destra e di sinistra. Poi, test obbligatorio e tagliando annuale ai carrelli dei supermercati, con regolamentazione orientamento delle ruotine, sì, che non vanno mai giusto, dalla parte, dalla che parte tu vuoi. Vuoi tu. Poi, legge di iniziativa popolare per, sì, cui ogni politico che pronuncia la dicitura ponte sullo stretto debba armarsi di cazzuola e cemento per iniziarlo lui. L'opera, sì. Ok. Poi, decreto d'urgenza per lo spazio vuoto nei sacchetti di biscotti, perché con la crisi il pacchetto resta lo stesso, ma diminuiscono i biscotti contenuto dentro. Vero? Ecco, vero. Applichiamo pene severe. Meno di 30 biscotti nel pacchetto, 6 anni di galera. Ma che c'entra? Ah no. Poi. Screenflation si chiama. Poi. Questo è veramente una cosa che mi sta molto a cuore. Sì, è dirla. Allora, togliti questo peso dal cuore, Lucianina. Decreto speciale per l'aumento di crodino nel crodino. No, guarda, ma è veramente un mio grande cruccio da sempre. Cioè, io vorrei sapere come mai nel crudino di bibita ce n'è, è vero,
ce n'è tanta così. Ma no, saprà... Allora, già la bottiglietta è minuscola. Ma scusa. Già è fatta cono. Dentro ce ne sta una lacrima. Ma non è vero. Io ma... che non reggo tanto l'alcol, vado a prendere l'aperitivo con gli amici, arriva un litro di spritz ma e a me un dito così di crudino che quando porto le urine a analizzare gliene do di più. Vabbè, ma perché tu sei esagerata? Quello sarà un dosaggio che è stato studiato da... Ma ho capito, ma perché? Generazioni. Perché c'è un equilibrio nelle ma cose. Ma è raro in natura il crudino. No, perché ne c'è esiste poco ed è difficile da estrarre. È come il cadmio, l'iridio, il rutenio, lo scalpellano dalle rocce. C'è un equilibrio nelle cose che bisogna trovare. Sta sottoterra come il tartufo, forse il nome, crudino, se lo chiamavano crodone era un'altra cosa. Quindi, domando un decreto per aumentare la crodatura dei crodini, sì. Ok? Poi, una legge veloce che tuteli le strade non pedonalizzate, che ormai sono poche e figlie della serva. Alle strade fighette tolgono le auto e alle sfigate le aumentano. Quindi ci sono stradine normali che diventano arterie a grande scorrimento e la gente che abita lì non respira più aria, respira marmellata di particolato, cioè un concentrato di tubo di scarico. Alcune strade sono piastrellate di piccioni soffocati dal monossido di carbonio, quindi devi camminare veloce tenendo la mano con il naso sotto l'ascella. Altra legge che obblighi Autostrade per l'Italia a risarcire gli automobilisti per ogni minuto di coda che fanno a causa dei loro cantieri infiniti, cantieri che peraltro lasciano aperti anche nei weekend e durante le festività, visto che devono fare tutti i lavori che non hanno fatto in 30 anni. Poi, ne ho tante leggi, Lunga questa. Decreto legge. Sì. Che obblighi ai servizi sociali per almeno una settimana chi preleva i soldi dal bancomat, clicca voglio la ricevuta e poi la butta per terra. Certi bancomat sembrano spalti delle scommesse dei cavalli degli anni 70. Poi, DPCM. DPCM. Urgentissimo per quelli che ti svaporano in faccia con la sigaretta elettronica. Guarda, quelli... Quel fumo che sa di piede. Guarda, e poi se fai... Esatto. Tossisci, non ti dico, ma non è nicotina. Ecco, ma magari fosse nicotina. Ma è gusto mentolo. No, è odore di piede, esatto. Che ha pestato una caramella alla menta. Sì, sì. Fino a 5 anni di reclusione per chi fa pipì in piscina. Da farla sono più di 50 insieme, la piscina verrà sgombrata e il pisciatore verrà praticato il nodino. Divieto assoluto per Amazon di fare imballaggi grossi più di 4 volte l'oggetto spedito, che non se ne può più. DPCR per cannucce biodegradabili che però buchino la stagnola e non si pieghino come lombrichi e obbligo di fare le griglie sui marciapiedi di forma diversa per evitare che il tacco si infili dentro. E come lo vuoi fare? E le fai coi buchi, le fai strane, le fai a... non così, perché entra... poi, allora, legge lampo per impedire di stampare la scadenza del medicinale nei pacchetti bianco su bianco. Ma l'avete mai notato? Che non riesce a leggerlo. Non riesce a leggere una mazza. No, che... è vero, è vero. Alla sua età non si riesce più a leggere. No, ma non è la prebiopia. Alla terza volta che trovi la scritta della scadenza dell'Urobel bianca su bianco, il colpevole va dentro 2 settimane e lo purgano. E infine, le ultime due... Ammenda per i ristoratori che non mettono la carta igienica o la chiave per la porta del bagno, che o hai un bodyguard personale davanti alla porta o per tenerla chiusa devi fare delle pose in tensione, più o meno così. E infine, madre di tutte le battaglie, Giorgis, eliminazione dell'ora solare e ripristino dell'ora legale. Oh, una cosa c'era da fare, una senza disturbare, lasciare sta minchia di ora legale. Quello era da fare, era facile, si faceva bella figura, si risparmiavano un casino di soldi, l'umore risaliva e ci smarcavamo dall'Europa senza rischiare. Perché no? Adesso le leggi sono queste e il Parlamento legiferi. Brava! Il nostro presidente, il presidente di che tempo che fa, Luciana Littizzetto! Mandiamo la pubblicità e subito dopo, pif, pubblicità!